Ebbene, benvenuti in questa nuova puntata di VCZ, carissimi iscritti a questa azienda. Suona benissimo, detto così, lo so. Comunque, benvenuti a Viral Corporation e Zombie Agency. E se ve lo state chiedendo, sì, purtroppo devo dirlo in ogni video. Questo è l'intro che mi sono scritto e sì, devo dirlo. Allora, quest'oggi non parlerò di un argomento in particolare. Risponderò a due domande che mi sono state fatte nel video precedente di VCZ. Andiamo subito a vederle. Allora, ho due domande. Primo, gli zombie camminano lentamente o corrono? Ho visto film in cui corrono straveloci e altri che dormono in piedi. Allora, per quanto riguarda queste varie, tra virgolette, dicerie, anch'io ho visto molte serie TV, molti film, ovvero gli zombie originali del film di Romero, ovvero La notte dei morti viventi, che è stato il primo film con gli zombie. Gli zombie non andavano molto veloci, andavano infatti a passo lento, come se stessero dormendo, come se fossero sonnambuli. Invece andando avanti, diciamo dagli anni 90 in poi, hanno iniziato ad avere forza bruta, super velocità, come manco fossero dei supereroi che avessero dei superpoteri. Sicuramente avrete visto forse L'alba dei morti viventi, ecco, quel film non è un film di zombie. Perché quelli non sono zombie, perché gli zombie non si mettono a correre così velocemente. Scusate se mi gratto in continuazione, ho i capelli alla Leon Kennedy che mi fanno un taglio così, e i capelli cadono e mi fanno prudere il naso. E io mi prudo il naso, non mi gratto, mi prudo il naso. Prossima domanda. Gli zombie mantengono le somiglianze della persona o diventano corpi decomposti quasi scheletri irriconoscibili? Grazie mille per il complimento. Voi starete guardando lo screen qua sotto, probabilmente. Avrò lo screen qui sulla bocca, che bello. Comunque, come ho detto prima, è una cosa soggettiva. O almeno potrebbe essere soggettiva. Alcuni potrebbero diventare scheletrici, altri potrebbero rimanere come erano in vita per quanto riguarda la massa corporea. Si vede di solito in molti film di morti viventi che uno zombie può, tra virgolette, vivere anche se bruciato, se scheletrico, se gli mancano delle parti e sì, è brutto da dire, ma è così. Sicuramente, magari molti di voi avranno seguito The Walking Dead. Se lo avete visto, comunque se avete visto La notte dei morti viventi, La terra, L'alba, capirete sicuramente di cosa sto parlando. Se però vuoi avere tra tante virgolette, certezze, ti consiglio di vedere The Walking Dead, almeno la prima stagione. Lì viene spiegato come, non dico come funziona, però vengono mostrati vari tipi di trasformazioni. Credo sia la serie migliore con cui iniziare. Ti ringrazio tantissimo per le domande. La prossima settimana porterò un nuovo argomento. Spero di essermi in qualche modo spiegato in modo decente. Ecco, sto facendo già ripetizioni parlando, che bravo che sono. Per il resto niente, qui VCZA, Viral Corporation and Zombie Agency, vi saluta. Se volete iscrivervi all'agenzia, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per altre informazioni, se avete domande, richieste o altro per quanto riguarda argomenti, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Viral, chiudo.